Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. All'inizio della prima settimana d'Avvento, la liturgia ci mette in un cammino di riflessione e di attesa, attraverso la pagina del Vangelo di Matteo, tutta imperniata sulla fiducia, sulla fede, sull'umiltà e sulla salvezza. Una sola parola, e per di più pronunciata a distanza, basta per guarire il suo servo che soffre terribilmente, dice il centurione che si rivolge a Gesù. Tanta la fiducia da parte del centurione, quanto altrettanto la sua umiltà nel ritenersi non degno di ricevere Gesù in casa sua. Pur essendo pagano, riconosce in Gesù la sua autorevolezza e la signoria anche sulle malattie e dunque la possibilità per il suo servo, persona a lui particolarmente cara, di essere guarito. Il centurione vede in Gesù quel che altri, anche quelli a lui vicini, ancora non vedono o non riescono a capire. Ma da dove gli nasce questa fede così immensa e salda? Sicuramente avrà sentito parlare molto di Gesù, di ciò che diceva e faceva e di come si chinava sulle sofferenze di tutti e di come accoglieva tutti. L'essere un centurione che dà ordini a cui altri obbediscono gli permette di credere fermamente e profondamente che la parola di Gesù racchiuda una forza creatrice e trasformatrice. Gesù è portatore di una pienezza di vita accessibile a tutti. Guarisce anche a distanza e fa irrompere in ogni situazione, anche la più disperata, un fiume di grazia tale da trasformare in vita e in salvezza anche la malattia e la morte. Lo stupore e l'ammirazione di Gesù per la fede umile e al contempo ardita del centurione e la sorpresa di quest'ultimo che non si aspettava che Gesù si recasse a casa sua ci invitano a crescere nella fede che opera questa comunione di intenti, creando l'attimo in cui accadono la salvezza e la guarigione, semplicemente avendo fede in colui che dice una sola parola e ci salva.